Fratelli, ciao! Io sono il vostro Nel Rosso Nero, benvenuti al vostro canale Nel Rosso Nero. Ciao, 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 come stanno? Io sto bene, molto felice. È bello sfottere i Juventini, è bello fottere i Juventini. Sono contento ancora per Gattuso, è stata una bella serata, vi siete iscritti in tanti, vi saluto, vi voglio già un sacco bene, grazie per la fiducia, grazie per l'apprezzo, grazie per darmi fiducia. Vi lascio in descrizione il link del mio secondo canale in cui faccio recensioni di film, serie TV, parlo di videogame, insomma il mio mondo più nerd. Lo troverete sul mio canale secondario, il link in descrizione. Andate a passarmi a trovare da lì. Ho fatto la recensione dell'ultimo film della Disney, Artemis Fowl, una recensione carina. Parlando di sport, parlando del calcio, parlando di Milan. Invece di parlare dei giocatori che arriveranno, di quelli che dovrebbero arrivare, di quelli che voglio parlare di quelli che ci sono. Rimarranno. Teo Hernandez, il cavallo pazzo, ha dichiarato amore eterno al Milan. Ha dichiarato amore, vuol dire che vuole rimanere, parole dolci anche per Ibra e Maldini, ed è una bella cosa positiva che questo giocatore ci dà ancora fiducia. È stato un amore reciproco da parte dei tifosi, lo vogliamo vedere già la prossima stagione con un centrocampista che le dia più libertà di corsa, per esempio un Bennacer, un Bakayoko, le possano permettere a spingersi più avanti, perché tranquillamente è chi le copre le spalle dietro. E sono molto felice delle dichiarazioni di affetto di questo giocatore che a me ha impressionato tantissimo, e quindi mi fa piacere pensare che lo avremo per molto tempo al Milan. Ah, che bello è sfottere i Juventini, sfottere i Juventini, che bello che è. Like, iscrizione al campanello dell'aggiornamento, grandi fratelli, alla prossima.